Sono Resta Claudia, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Questa mattina siamo andati su alla discarica perché avevamo fatto precedente richiesta ad ERA di farci entrare. Sono venuti con noi parlamentari e senatori, c'era addirittura Carlo Martelli, il vicepresidente della Commissione Ambiente al Senato, però ERA ci ha risposto che non ci faceva entrare, non ci faceva passare. I parlamentari e i senatori hanno anche poteri ispettivi, però ERA non ci ha fatto vedere quello che c'era nella discarica. Ci chiediamo cosa nasconde ERA e per quale motivo non ci dà in Consiglio Comunale i bilanci della discarica e perché non fa vedere la discarica ai parlamentari e ai senatori che ne avrebbero diritto. Penso che ora ci siano i parlamentari. La cosa che mi domando è perché per 20 anni non ci siamo domandati che cosa stava accadendo. Mi sembra che abbiamo fatto un pochino come gli italiani, la maggior parte di noi, no? Chiudiamo la stalla dopo che sono fuggiti i buoi. Se pensate che, e loro ne sono i testimoni, in Parlamento esiste una commissione ecomafie, esiste una commissione d'inchiesta sui rifiuti, allora già il fatto che uno faccia una commissione che si chiama ecomafie, che cosa vi dice? Vi dice che si sa perfettamente che dietro tutto il traffico dei rifiuti c'è la mafia. E ce ne siamo accorti adesso, e come mai queste persone che stanno là dentro da 20 anni e che si permettono di avere all'interno di un'istituzione come il Parlamento una commissione alla quale danno il nome di ecomafia ha permesso che la mafia mettesse le mani sui rifiuti in Italia, sulla gestione, e che noi ci trovassimo oggi, partendo dalla terra dei fuochi, dove i ragazzi ovviamente hanno avuto un risalto mediatico importante perché la situazione era drammatica, e piano piano abbiamo scoperto che abbiamo rifiuti tossici ovunque. Li abbiamo sotto le autostrade, li abbiamo dietro casa, e lo vediamo su quello che succede poi, perché io sono in commissione sanità e purtroppo le patologie tumorali nelle aree dove ci sono stati sversamenti, dove ci sono presenti le discariche, dove ci sono gli inceneritori, aumentano esponenzialmente a quanto abbiamo distrutto il nostro territorio, a quanto l'abbiamo inquinato, a quanto abbiamo permesso che queste persone facessero della nostra vita. Allora io sono venuta in questa città, sono stata ieri a Cesena, avete delle cittadine assolutamente carine, molto ordinate, ma è il famoso giardino di casa tua, no? Che finché tu c'hai il giardinetto davanti casa, che ci hai messo i fiorellini e quanto è carino, poi se a 50 metri ti stanno sversando rifiuti tossici fai un po' il discorso chi se ne frega, è il giardino mio, comunque è tanto carino. Non funziona più così, o ci mettiamo in testa che l'Italia è unica, sta tutta nella stessa situazione e che purtroppo non possiamo accontentarci del fatto che qui si sente un po' di meno la difficoltà che c'è nel giardino accanto, dobbiamo renderci conto che il giardino che abbiamo intorno e che fa schifo si sta allargando sempre di più. Io vengo da Roma, esiste solo un municipio a Roma dove non c'è un campo rom e il sindaco Marino viene dove io in realtà vivo, a Tor Sapienza, a fare la bella presenza, ma noi sappiamo perfettamente che sono solo 10.000 persone. Secondo voi una città che ha 4 milioni di abitanti non può risolvere un problema di 10.000 persone? Secondo voi perché tutti gli altri paesi sono partiti 20 anni fa a fare la differenziata e qui non si fa niente, tuttora siamo con delle percentuali ridicole? Ma perché? Perché signori, finché avete un problema avete bisogno di qualcuno che ve lo risolve. Quando il problema l'avete risolto non avete più bisogno di quelle persone, ci tengono legati al collare come i cani, finché ti do il pezzo di pane tu sei lì con il guinzaglio ad aspettare il pezzo di pane, e la cosa più brutta è che ci stiamo accontentando di un pezzo di pane. Allora mettiamo in moto il cervello e riprendiamoci un paese.